Dottor Cohen, secondo un recente sondaggio in Italia mancherebbero i pediatri. Perché, secondo lei? C'è stata una riduzione del numero dei posti nelle scuole di specialità in Italia negli ultimi anni, scuole di specialità che preparavano 20 o 30 medici per diventare specialisti in pediatria, hanno ridotto i numeri a 4 o 3 o addirittura 2. In questo modo, negli ultimi quasi 10 anni, la formazione di medici per la pediatria è stato ridotto di molto. Questo ovviamente, probabilmente, nell'ambito di una strategia più globale di ridurre il numero dei pediatri, però nello stesso tempo la riduzione degli specialisti esiste anche in altre discipline in medicina, per esempio anestesisti che sempre mancano di più e altri tipi di discipline. C'è da dire che negli ultimi anni addirittura ci sono dei reparti che stanno chiudendo in Piemonte, in Lombardia e in altri luoghi per mancanza di medici pediatri. Io conosco dei primari che mi contattano spesso per chiedermi disperatamente se conosco qualche pediatra giovane che è disposto a venire a occupare gli spazi negli ospedali. La mancanza attualmente è prevalentemente nell'ambito degli ospedali. L'attività in ospedale è un'attività frenetica, un'attività piena di responsabilità, un'attività che comprende anche il lavoro di notte, di pomeriggio, sabato, domenica, festivi. E quindi ovviamente il pediatra medio cerca di trovare delle soluzioni un po' meno gravose, sia a livello della propria famiglia, sia a livello della propria attività. Cos'è che fa di un medico un bravo pediatra? Beh, un bravo pediatra, come un bravo medico in generale, deve avere due qualità particolari. Uno, conoscere bene la materia. La seconda cosa è la passione per il lavoro e la sensibilità perché si tratta di curare persone che in questo momento, in quel momento particolare, sono persone che soffrono. E poi, non per ultimo, l'amore per la vita propria e degli altri vicini.